Questi disturbi sono in grosso grosso aumento, credo il doppio degli altri anni. Più che altro lo star chiusi in casa ha aumentato i casi e ha aggravato quelli che già c'erano. Lei è Nicla, psicologa e psicoterapeuta che fa parte della rete Ananke, importante realtà che lotta contro i disturbi alimentari. Lei mi ha spiegato come si riconoscono e combattono dal punto di vista medico. Si riconoscono innanzitutto, secondo me, facendosi una domanda, che è come sto, soprattutto quando mangi, come ti senti e che cos'è per te quel piatto che hai dinanzi. Durante la giornata faccio fatica a mangiare, ogni volta che mangio mi sento in colpa. Sia che mangi poco, sia che mangi troppo, allora c'è già qualcosa che non va. Non sempre c'è consapevolezza, anzi, per me era normale mangiare così, oppure per me era normale non mangiare niente o poco. Non hanno consapevolezza. A volte anche proprio dell'esistenza di questi problemi. È la stessa identica cosa che dire ho una dipendenza da sostanza. La gran parte delle persone con disturbi del comportamento alimentare si sentono sbagliate da mattina fino a sera e il giorno dopo fanno anche fatica a pensare di dover iniziare una nuova giornata. Tendo ad aiutare le persone a capire che cos'è che non va nella loro vita. Non c'è niente da aggiustare. Va bene così com'è. E poi se ci sono delle questioni della loro vita che vanno un po' affrontate, quello lo si può fare sicuramente. Le cause più diffuse riguardano dei vissuti con il proprio corpo che iniziano fin da bambini ad essere dei vissuti, come dire, un po' problematici. Relazioni sentimentali, familiari, amicali che non sono andate proprio al massimo. E la cosa più terribile è che il più delle volte dietro i disturbi del comportamento alimentare si nascondono abusi e violenze. Una volta qua si attiva un percorso che prevede la messa in gioco di un'intera equipe, dalla mente al corpo, alle relazioni sociali, per cui ho bisogno che al mio fianco ci sia sicuramente un nutrizionista specializzato che si occupi di tutta la riabilitazione nutrizionale, ma anche uno psichiatra, perché ci sono delle situazioni in cui i disturbi del comportamento alimentare prevedono anche sbalzi di umore, depressioni, autolesionismo, eccetera, eccetera. È necessario che ci sia anche un medico internista a supporto, perché gli organi interni e il corpo della persona può essere talvolta molto compromesso. I nostri pazienti, quando varcano la porta di Ananke, sanno di trovare un'equipe intera che si prende cura di loro. Con calma, con i loro tempi, con i loro giusti compromessi, affinché il cibo possa diventare pian piano un amico. E amici non si diventa subito, ci vuole del tempo. Allora, le donne sono sicuramente il numero maggiore, lo è sempre stato, ma devo dirti che negli ultimi anni anche i maschi purtroppo sono sempre più affetti da disturbi del comportamento alimentare. Cresce il numero di maschi in anoressia, il numero di maschi in bulimia anche cresce, ma era già un numero abbastanza elevato. Sono tanti i maschi con un binge eating. L'età di esordio di queste malattie si sta abbassando sempre di più. Se prima ci si ammalava di anoressia, bulimia, eccetera, eccetera, in adolescenza, adesso ti dico che abbiamo bambini anche molto piccoli con questo genere di malattie. Più agiamo nelle fasce dei piccoli, più possiamo probabilmente prevenire una serie di comportamenti disfunzionali che via via che passano gli anni diventano sempre più gravi. Bambini che per esempio presentano una selezione alimentare molto rigida. Attenzione anche ai bambini che per noia, come dicono loro, mangiano continuamente, perché il disturbo alimentare, sia nei piccoli che nei grandi, è un modo per dire qualcosa, per comunicare qualcosa che le parole non sanno ancora dire. Non è una questione di volontà, è un aspetto, però a volte può non bastare. Il percorso terapeutico in realtà è una relazione intima molto, molto forte, fatta di lealtà, complicità e trasparenza. Io quello che vi dico è: chiedetevi come sto, e se la risposta è non tanto bene, o anche solo benino, chiedete aiuto. Chiedo anche ai familiari di farlo. A volte può essere difficile che il paziente con il disturbo alimentare voglia venire in terapia. Allora iniziatelo a fare voi, perché già questo può aiutarli.